Ci siamo avvicinati al 7 colli quest'anno con la speranza di veder consolidate le certezze che la nazionale italiana di nuoto ci ha regalato negli ultimi 3 anni. Devo dire invece che il classico appuntamento con la manifestazione di nuoto più importante d'Italia a conti fatti ci ha lasciato con un retrogusto decisamente amarognolo. Siamo soddisfatti solo in parte perché non sono arrivate tutte quelle risposte che ci attendevamo, anzi in alcuni casi sono sorte delle preoccupazioni inaspettate e soprattutto tra i ragazzi. Per onestà va detto che il 7 Colli, arrivato alla sua 56esima edizione, è stato solo una tappa di passaggio perché gli atleti tra 4 settimane esatte inizieranno le gare dei mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Mondiali doppiamente importanti perché sono a un anno dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Quindi è facile intuire che molti di loro si sono presentati ai blocchi di partenza appesantiti da carichi di lavoro, fatto per lo più in montagna, estremamente impegnativi, carichi che saranno smaltiti solo nelle prossime settimane. Per questi ragazzi inevitabilmente l'appuntamento clou del 2019 è proprio la manifestazione iridata ed è lì, nella settimana che va dal 21 al 28 luglio prossimo, che dovranno essere al 100% per giocarsi le loro chance di medaglie. Per questo il bilancio della 3 giorni romana deve tener conto del fattore mondiale per spiegare alcune prestazioni sottotono e in alcuni casi anche di controprestazioni che comunque hanno fatto storcere il naso ad addetti ai lavori, ai tecnici e spento il sorriso del nostro commissario tecnico Cesare Budini. Va anche aggiunto che la vicinanza con i mondiali coreani ha limitato fortemente il plotone di nuotatori stranieri che normalmente ogni anno affolla la piscina del Foro Italico. È vero, sono venute stelle importanti come Adam Peaty, l'invincibile ranista inglese, Katinka Ossu, Lady di Ferro che ha accumulato una 60ina di medaglie tra europei, mondiali e olimpiadi, e poi il grande delfinista Chad Leclos, Pernilla Blume e Femme Heemskerk, le 2 forti velociste europee, cui si è aggiunto la stella nascente del nuoto statunitense Michael Andrew. Pochi ma buonissimi dunque, per il resto però dobbiamo essere onesti, la pattuglia degli stranieri era decisamente poca cosa. Veniamo ai fatti della squadra azzurra. Entriamo nello specifico partendo dalle note positive. La prima in assoluto è sempre lei, la intramontabile regina Federica Pellegrini, che fa un gran tempo nei 100 stile libero, un 53-66 che ha fatto poche volte in carriera, e diventa addirittura dominante nei 200, che vince fermando il cronometro a 1 minuto 55 secondi e 42, facendo il 5° tempo mondiale del 2019. La nostra stella del nuoto sembra proprio aver imboccato la sua seconda giovinezza. Poi c'è Margherita Vansiera, la 24enne di Montebelluna, ormai è una dominatrice assoluta del dorso. Ha acquisito una sicurezza che le consente di dominare quell'ansia che fino ad 1 anno e mezzo fa ne limitava le prestazioni. Margherita vince di forza i 100 in rimonta e con una vasca di ritorno superlativa, e stradomina i 200, sfiancando niente poco di meno che la stella del nuoto femminile di questi ultimi 5-6 anni, la Iron Lady, la Katinka Ossu, l'ungherese, e lo fa stampando un tempone, 2 minuti 06 secondi 87, che la mettono sul podio del 2019. Quindi c'è Simona Quadarella. In primavera la ragazza aveva destato qualche preoccupazione per alcune gare dove certo non aveva brillato, ma nell'ultimo mese la romana si è messa a lavorare senza sosta, concentrandosi solo sul nuoto e curando anche i dettagli. Bravo in questo anche il supporto del suo coach Minotti. Il risultato è stato un 1500 davvero sfavillante, che ha chiuso in 15 minuti 48 secondi 84, che è la miglior prestazione mondiale del 2019 e la 9ª all time. Su di lei possiamo evidentemente contare. Ora dobbiamo parlare dell'astro emergente del nuoto femminile italiano, Benedetta Pilato, una ragazzina, perché di questo si tratta, di Taranto. Lei è del 2005, sì, avete capito bene, 14 anni. Aveva già fatto benissimo in inverno, tanto da essere chiamata nella nazionale maggiore, ma è esplosa del tutto in questi giorni a Roma. Nella piscina del Foro Italico si è esaltata
e ha fatto il record italiano dei 50 rana con il tempo di 30:13. Tempo, per chi non conosce bene il nuoto e questo stile, che è da medaglia olimpica, tanto per capirci. Dunque strepitosa la ragazzina, tanto che sono partiti subito gli accostamenti con la lituana Melotite, Rūta Melotite, che vinse l'oro olimpico a Londra nel 2012 ed aveva la sua stessa età. Vedremo come andrà. Comunque l'azzurra sembra avere la testa a posto, a differenza della lituana, e una maturità inusuale per un adolescente. Vediamo bene. Degna di nota anche Ilaria Bianchi, che si era messa in testa di staccare il pass nei 100 delfino a Roma e ci è riuscita dopo una gara maiuscola, ingaggiando un testa a testa con l'altra azzurra Elena Di Liddo. Le due sono andate via dal tuffo fino al tocco finale. La spuntata è Ilaria Bianchi, che ha vinto con il tempo di 57:50 e questo gli vale il biglietto per Guangzhou. Brava brava la romagnola, che si aggiunge al resto della pattuglia nazionale. Ora parliamo delle note negative di questo sette colli, a partire dalla velocità, sia maschile che femminile. Tra le donne, Pellegrini a parte, c'è il vuoto e faticano ad emergere i ricambi di livello internazionale, sia nei 50 che nei 100 che nei 200. E questo è un grande problema anche per le staffette, che una volta erano il nostro fiore all'occhiello. Tra i maschi il discorso è diverso, abbiamo una squadra forte. E anche se questa tre giorni romana è da cancellare, i ragazzi conservano intatte le chance di fare bene i mondiali. D'altronde Miressi e soci sono stati onesti fin dal giorno di presentazione del sette colli. Questa romana era solo una tappa di passaggio. Sono arrivati senza aver potuto scaricare il grande lavoro di preparazione fatto ai mondiali e i risultati in effetti li abbiamo visti. Però li scusiamo perché da loro ci aspettiamo veramente tanto. Comunque anche negli altri stili non è che le cose siano andate poi così bene. Giusto un buon bordisso nel 200 delfino, malino però nelle altre distanze, male Codia, male Thomas Ceccone, che poi si riscatta almeno in parte con un ottimo crono nella finale B dei 200 misti, dove fa il record mondiale juniores con 1,59 secondi e 89. Inutile però andare oltre, questi sono i fatti, stando al cronometro ci sarebbe poco da stare allegri, ma sappiamo bene che i tecnici federali hanno stabilito un programma in funzione esclusiva dei mondiali di Guangzhou. Dunque basta fasciarsi la testa, aspettiamo fiduciosi il 21 luglio, giornata dove si inizieranno ad assegnare le medaglie mondiali. Da Roma e dal Foro Italico, dalla splendida cornice della piscina del Foro Italico è tutto. Un saluto da Fabrizio D'Andrea per Sport per Passione.